a grande richiesta, questa sera vi spiegherò il segreto divino per sbloccare 5.40. Prima di tutto, prima di iniziare, dovete fare un riscaldamento completo, classico, e poi dopo aver effettuato il riscaldamento, se avete i pantaloni lunghi, dovete fare, e le calze lunghe, dovete fare questa cosa qui. Ok, obbligatorio, perché sennò lo steam non viene bene. Se avete un cappello, mi raccomando, mettetelo. E il cappello non va messo così, ma va messo così, ok? Prendete appunti perché sono tutte cose molto importanti. Dopo aver concluso la routine di riscaldamento e di preparazione dei calzini e del cappello, dobbiamo cospargere le nostre mani della sacra polvere, la magnesite. Allora ragazzi, l'assetto mentale nel freestyle è molto importante. Prima di tutto dovete guardare in giro se c'è qualcuno che vi sta guardando. E se c'è qualcuno che vi sta guardando, dovete soltanto fare cose che sapete fare. Andate a provarlo al parchetto all'alba o al massimo la notte fonda. Come prerequisito fondamentale c'è saper fare lo swing 360. Se non sapete fare lo swing 360, dovete imparare lo swing 360. Per imparare lo swing 360 c'è soltanto un modo: andare sul canale YouTube di Evolve e guardare il tutorial su come fare swing 360. Lo swing del 5.40 è uno swing che vi suggerisco di fare a mani leggermente più strette della larghezza delle spalle, e quando state andando in avanti dovete concentrarvi molto sul ginocchio che va verso l'alto, come se nel momento in cui andate avanti dobbiate tirare una ginocchiata e quindi portare il bacino verso l'alto. Se girate a sinistra e io giro a sinistra, dovete tirare la ginocchiata col destro. Se girate a destra, dovete tirare la ginocchiata col sinistro. Quindi bisogna lavorare prima di tutto su un 180, slanciando di più con le ginocchia. Per continuare il giro, cercando con la mano sinistra di riprendere la sbarra e poi pian piano con tutte e due. Se non riuscite ad arrivare con tutte e due le mani, molto probabilmente c'è un problema col ginocchio o comunque col bacino che non va abbastanza in alto. Solitamente i problemi sono due: o si gira troppo lentamente, quindi avvitate male, ruotate con le braccia aperte, oppure andate poco in alto e quindi non avete tempo per completare il giro perché siete già andati per terra. Quindi insistete sul ginocchio, andate sempre più in alto, prendete sempre più swing e cercate poi di riprendere la sbarra. Soprattutto, molto importante come nel 360, il contatto visivo con la sbarra. La sbarra, se non la guardate, non si sente considerata e quindi non riuscirete mai a riprenderla. Per prendere la sbarra dovete guardarla. Assetto mentale, soprattutto quando state per chiudere il trick. Voi dovete essere amici della sbarra. Per farvi capire meglio come vanno posizionate le mani durante il 5.40, che sono importanti ma non così tanto importanti quanto le ginocchia, vi farò vedere un'inquadratura della sbarra. Tecnici di spessore scientifico, vi suggerisco di seguire il canale Evolve Calisthenics, seguire su Instagram Evolve Calisthenics, seguire anche il Team Tornado Italia, che stiamo facendo la storia del freestyle italiano. Per qualsiasi chiarimento non esitate a scrivere nei commenti e vi risponderemo senz'altro.